23 anni, studente di chimica. È estate, si va fuori con gli amici. A un concerto di rockabilly, psychobilly. Si balla, ci si diverte, si scherza. Si fa tardi. Siamo sulla strada del ritorno, uno stradone di campagna. Una ragazza fa l'autostop. Ci fermiamo a soccorrere la pulzella. Nobili cavalieri. Lei si accomoda dietro. Ciao, dove devi andare? Pochi chilometri più avanti. Boom! Rumore di lamiere cartocciate, vetri rotti. Io nelle orecchie ho come un nido di calabroni. Qualcuno grida, poi silenzio. State bene? Enrico sta bene. Luigi sta bene. La ragazza sta bene. Io sto bene. Stiamo bene. Solo che io non sento le gambe. Non le muovo. Aspettiamo l'ambulanza. L'unica cosa che riesco a fare è cacciare le zanzare con il braccio destro. Tutto il resto è immobile. Mi portano in ospedale a Ferrara e da lì a Bologna per un'operazione. Due arresti cardiaci. Poi la rianimazione. 20 giorni. Una sera ho tanto male. E così mi danno un sedativo, roba potente, schermata dalla stagnola. E al mio fianco c'è un ragazzo, è incosciente. E io mi addormento. La mattina dopo il dolore è abbastanza passato e il ragazzo non c'è più. Non ce l'ha fatta il ragazzo. Io non so come si chiamasse, non so perché era lì. Non so nulla di lui. Lui è andato, io no, io ero ancora lì. Seguono 7 mesi in riabilitazione, sono lunghi 7 mesi. Di lavoro, di pesi, di esercizi, di lettino di statica, che è un affare che ti mette in verticale, perché soffro di pressione bassa. Mi basta un poco, un piccolo sforzo per svenire e sono svenuto parecchie volte. Prima delle dimissioni io e i miei familiari veniamo convocati dal primario, persona burbera ma sicuramente competente. Questo ci fa vedere un plastico, uno scheletro con i nervi e ci spiega che praticamente ho avuto un bel colpo di frusta. Bel colpo di frusta. Bene. E dico e penso come ho pensato nei mesi prima, tratto lavoro, tratto fisioterapia, se serve un intervento, due, e se ritorna come nuovi, o quasi. No, 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 non è così, il danno è irreversibile. Va bene, si torna a casa, o meglio, si cambia casa, le barriere architettoniche, si lascia la mia città. E si comincia una nuova vita. I primi anni sono un po' un limbo, fatti di PC, studiacchio, vuol dire con poca applicazione, poca concentrazione, un esame e due all'anno, non si va da nessuna parte così. Qualche volta mi vengono, anzi, spesso mi vengono a trovare gli amici, e altre volte mi vengono a prendere e mi portano via. Ho fatto dei bei giri, mi sono divertito con loro sicuramente, però non si va da nessuna parte così. Passa qualche anno e la mamma si sopraggiunge, ripete 16 giorni, sempre uguali, qui bisogna fare qualcosa, deve succedere qualcosa, ma le sfide succedono, le cose belle non succedono, devi farle venire. Devo fare qualcosa. Sì, ma cosa? Penso, una delle prime cose, l'autonomia. E quindi la patente che non avevo. Si va a Padova a fare la patente, a fare le guide, dove hanno una macchina attrezzata. Perché devo guidare una macchina opportunamente attrezzata. La macchina non ha servosterzo, non ha climatizzazione
E io faccio le guide a luglio, quando è più caldo e quanto più soffro la pressione bassa. È faticoso. Dietro a mamma che mi foraggia bibite zuccherate e cioccolatini. Anche un po' di Effortil, un farmaco con la fetamina, tutto regolare, è prescritto dal medico. Non sono tossico. E quindi patente. E poi devo pensare all'università, che faccio? Vado avanti, cambio, mi butto da qualche altra parte, no, voglio finire questa università. Già collaboro con delle persone del ramo ambientale, devo finire. Mamma, che ne dici se torniamo a scuola? Sì? Andiamo. E andiamo. 3 anni a Ferrara, a seguire i corsi. Siamo lì dal lunedì al venerdì. Seguo i corsi, i laboratori, faccio gli esami, ottimi voti, che non l'avevo mai avuto prima. E faccio la tesi sperimentale, in discarica. I campionamenti quando? D'estate, quando è più dura, naturalmente. Vuoi andare col fresco, no? E avanti. E poi mi viene la voglia di tenermi in forma. Provo col nuoto, ma l'acqua non è il mio elemento. Riprovo il ping pong, l'avevo fatto in un ospedale di Milano, in uno dei tanti ricoveri. E mi era piaciuto, sì, mi hanno detto che ero bravo, ma io mi sentivo inadeguato, non coprivo il tavolo, non era il massimo. Però lì ci voglio riprovare, però come faccio? Sono tetraplegico, vuol dire non muovo le gambe, non muovo il busto, le braccia così così, ma le dita non stringono praticamente niente. Come faccio a tenere una racchetta? Tengo la racchetta. L'inizio è duro, molto duro. Faccio fatica a mandare la pallina oltre la rete. Faccio fatica a fare 2 o 3 colpi di seguito. Non parliamo di un allenamento di 2 ore. Però vado avanti, prima una volta alla settimana, poi 2, poi 3. Ma no, vicino a casa, a Vicenza, dove c'è il mio coach, Giovanni. Giovanni mi ha allenato per 10 anni. Tanti. Quest'anno è morto. È voluto mancare. Volevo regalargli altre medaglie, magari la medaglia olimpica. Non ci sono riuscito. Però lui mi ha dato tanto, e non solo nel tennistavo. Mi alleno sempre di più. Mi accompagna mamma, mi accompagna Cristina, mi accompagna la compagna del momento, con la quale ho avuto una storia importante. Tanto mi alleno e tanto faccio anche discreti risultati che vengo convocato in nazionale nel 2009 per gli europei di Genova. Caspita, non me l'aspettavo. Vado, sono riserva, cosa vuol dire? Giocherò i singoli e sto in panchina nella gara di team. Normale, ma è già molto. Gioco i singoli, ho un girone di ferro. Col primo perdo, è il numero 1 al mondo, il numero 2. Non c'è storia. Il secondo è molto forte, pare sia il numero 5 o 6 al mondo. 3-2, per me, passo al girone e divento di diritto in prima squadra, anche nel team. E ci capita di giocarci la medaglia di bronzo contro il Belgio. Il mio compagno, molto forte, vince i suoi 2 singoli. Io perdo il mio singolo, perdiamo il doppio. Abbiamo l'ultima partita, quella decisiva, ce l'ho io l'ultima partita, la maggior parte del lavoro l'ha fatta lui, ma quella decisiva tocca a me. 3-1, per me, abbiamo vinto il bronzo, al mio primo europeo, mi sembra di volare. E questo perché? Perché ho lavorato, perché abbiamo lavorato.
Infatti, io ho le mie stanze dei giochi a casa mia, al centro federale, nei luoghi dove ci alleniamo con la nazionale. Mi alleno con il mio coach, con gli sparring, con i compagni di squadra, con i tecnici della nazionale. Giorno dopo giorno, parecchie ore al giorno, e poi faccio i servizi da soli, poi un po' di preparazione atletica. Fino a quando io ho in queste stanze i miei countdown, cioè tanti orologi che segnano il tempo che manca a una o più manifestazioni, dalla più distante alla più vicina, dalla più importante alla più, diciamo così, alla meno importante, ma comunque provante. E fino a che arriva la vigilia di una partita, la sera vengono fuori i gironi, cioè i miei avversari. Questo è forte, questo è forte. Sono tutti forti a questi livelli, ma sono forte anch'io. Quindi si va a riposare, a volte di più, a volte un po' di meno. La mattina si alimenta, leggeri leggeri, ci si prepara. A meno un'ora e mezza dalla partita mi scaldo con il mio compagno di squadra. A meno 40 minuti la pulizia della racchetta, che deve essere ben pulita. Meno 30 minuti, presentazione all'arbitro. Si mostra la maglietta, si mostra la racchetta, se è regolare. Meno 15 minuti, un po' di relax, magari si mangia qualcosa, si va al bagno, musica. Meno 5 minuti, si entra nel campo di gara, si saluta il pubblico, sorteggio del servizio. Meno 2 minuti, piccolo riscaldamento con l'avversario. E poi l'arbitro chiama time, Mr. Borgato to serve versus Mr. Is. Qui e ora, tutto deve sparire. I countdown, gli orologi, i problemi, le sfighe, i pensieri, le persone. Tutto deve sparire, la concentrazione deve essere massima, sulla pallina, sul mio braccio, sul braccio dell'avversario e sui suoi occhi. La sua tattica è la mia tattica e la concentrazione deve essere massima. E poi si vince o si perde. Quando arriva la pallina io devo fare delle scelte, devo decidere se schiacciare, se è opportuno schiacciare, se piazzare la palla, tagliarla, non tenerla. Se dare all'avversario una palla un po' più facile per evitare rischi o se invece essere incisivo. Tante decisioni in un singolo punto, per tante partite. E le scelte ne ho fatte tante. Poi, che si vinca o si perda, è quasi lo stesso. Non è vero? Non è lo stesso. Però le scelte ne ho fatte tante. A volte ho sbagliato e più di qualche volta è andata bene. E non solo sul tavolo, mi sento anche della vita e ho studiato e mi sono preparato a scegliere. E non solo questo, perché ci sono state delle persone che hanno scelto nei miei riguardi di aiutarmi, molto mi hanno aiutato e molto continuano ad aiutarmi. I coach, mia mamma, mia sorella, le persone che mi sono state vicine, gli amici, hanno scelto di aiutarmi e non l'hanno fatto per ruolo, per dovere, no, l'hanno fatto perché mi amano, perché mi amavano e mi amano ancora. L'hanno fatto perché forse sono un po' simpatico, strano, non si direbbe. L'hanno fatto per empatia, per amicizia, tanti. Più di quanto potessi immaginare. E se sono qui lo devo al mio lavoro, al mio impegno, ma anche a loro, sicuramente. Per cui se vi capitano delle cose nella vita, la routine o piccoli disguidi, o grandi disguidi, abbiate la spregiudicatezza
la sfrontatezza di fare delle scelte. Preparatevi fin d'ora a fare delle scelte. Preparatevi non a reagire contro. Preparatevi ad agire pro. E il pro dovete essere voi stessi. Amici, ce ne sono tanti in sala. Se cadi t'ammazzo. Dai, ci vediamo dopo, eh? Questo è il mio servizio, come volete. Cadi, cadi, cadi! Ho detto di cadere!